Zombie Apocalypse. Ciao ragazze, ciao a tutte e a tutti, nuovo video vlog. Come state? Spero bene. Nuovo video vlog in camera mia anche questa volta. E niente ragazze, che dirvi di bello? Oggi stamattina sono stata a Maddalena, non ho fatto video vlog perché tanto c'era poco da vloggare, vado sempre negli stessi posti. Oggi sono andata di nuovo dal calzolaio a ritirare delle scarpe di mia nonna, che ovviamente purtroppo a me non ci cammina più benissimo come una volta, più bene come una volta. E quindi di mia cosa ho fatto? Siamo andati prima di tutto a cercare delle calze per me, che ovviamente non abbiamo trovato. Quindi non lo so, forse la prossima settimana riuscirò a trovare altre calze, non è detto, però vabbè, niente. Nel frattempo, adesso tra poco mi voglio fare il letto, perché oppure non lo so, il letto me lo dobbiamo forza fare, vabbè. A me non per dormire lo devo fare per dormire, perché lo sto guardando da questa parte dove non vedete voi ed è troppo disfatto, vabbè, niente. E nel frattempo mi sa che io qua apro la finestra perché è un po'... vabbè, lasciamo perdere che è meglio. Boh, vabbè, non so se apri la finestra o meno, perché sapete cosa sta succedendo? Che se apro la finestra i miei vicini mi spiano e a me non mi piace sta cosa di stare spiata. Boh, vabbè, io la apro perché non mi va di stare al buio. E niente, ora la apro. Aspettate un secondo qui, provo ad aprirla. Qua. E quindi niente ragazzi, ho aperto la finestra e si dovrebbe vedere meglio adesso il come dire il video, anche se potrei anche spegnere la luce, tanto non stiamo facendo nulla di che, solo un video vlog. Sì, è vero, è più buio, però non mi sembra tutto questo buio che c'è. Intanto mi arrivano notifiche a destra, manca, ma vabbè, sto registrando con l'iPhone. E anche se si scarica, che se ne frega, io lo torno a ricaricare. Allora, premetto che da qui in avanti i video, anche se li monto, non li modifico, li lascio così come sono. Non mi va di stare sempre tagliando, perché ho letto nei commenti che è vero, ci vuole tempo e energia. Io tutta questa energia non ce l'ho e ho poco tempo per montare video, ma quel poco tempo che mi rimane voglio solo registrare video, montarli no, sì, li monto ma non li modifico. Se c'è qualche pezzo che trovo che cosa che non va, al massimo ne taglio un pezzo, ma l'altro dove c'è da capire cosa sto dicendo lo lascio, perché se no non esco più, non voglio stare ore e ore attaccata al telefono per montare video, no, non esiste. Vabbè che c'è il computer, ma anche al computer voglio starci poco e uscire di più. Anzi, sto uscendo molto, tantissimo, sto uscendo molto di più. Però a guardare i vostri video mi ci voglio mettere di impegno, perché non ci voglio stare sempre ore e ore a stare lì a montare video. Sì, mi piace montare video, è la mia passione, però non voglio starci troppo tempo, quindi se vi va guardate i miei video, perché a me fa piacere quando guardate i miei video. Mi sono accorta che però ho veramente pochissime visualizzazioni, non so, capisco perché. Forse vi piacciono i video quelli fatti più a modino, come si dice a Belluno, la città di Clio, make up. Però ci tengo anche a ribadire che preferisco fare video anche fatti così, però almeno sono fatti bene, dai raga, che vi dico, che vi devo dire. Aspettate che cambio braccio perché questo mi sta facendo male. E nulla. Quindi niente ragazze, era per dirvi che
ho preferito farli adesso a registrare, aiuto, registrare questo pezzo, non lo taglio, ecco, lo lascio così com'è. Registrare questo video adesso perché così almeno riesco a pubblicarlo all'istante. E niente. Quindi, che dirvi? Tra poco vi faccio un What's my purse, che vuol dire cosa c'è nella mia borsa. Come ho detto io, l'ho detto all'americana, ma l'ho detto. E niente, quindi sperando a questo video riesco a caricarlo subito, perché non c'ho voglia di stare ore e ore appunto a vedere il video che non si carica per niente. E niente. Poi questo è il mio outfit, vedete? Questo è il mio outfit di stamattina. Lasciate perdere le pantofole della Dr. Scholl. E questo è il mio outfit di stamattina. Aspettate che vi metto un po' meglio. Ok. Bene, così ci siete. E nulla, quindi tutto sommato, ragazze, finalmente ce l'ho fatta a registrare altri video. Non so quanto uscirà a lungo, però voglio parlare un po' con voi. Nulla. Mia nonna nel frattempo sta facendo la spremuta. Non so perché non la sto sentendo spremere le arance, però vabbè, niente. Al limite avere... Cos'è sta roba? Ah. Non così più che da Instagram, niente. E quindi, boh. Devo fare un video di trucco, ma c'ho la pelle crepata. Non so perché, aspettate un attimo. Sì, c'ho la pelle molto crepata. Adesso non si vede perché ho messo molta crema. Però stamattina mi sono spaventata perché mi sono svegliata con il naso in questa parte qui tutta crepata. Quindi ho detto, cosa vuol dire crepata? Ve lo spiego. Che avevo tutta la secchezza della pelle che si era fatta tipo il deserto della Sahara. Non era una bella cosa a vedere. Vi giuro che avevo tutta la pelle secca, proprio aggrinzita in una maniera pazzesca. E cosa ho fatto? Mi ero lavato bene bene la faccia e mi ha messo una crema della, una crema, la crema di Vichy che mi ha risolto il problema. Adesso spero che non ritorni a creparsi la pelle perché sinceramente è un po' stancato sta cosa che ogni volta che io mi rilavo la faccia o altre cose, mi si diventa la pelle che veramente fa veramente oscena, per non dire altro. Non voglio dire parolacce perché non mi sembra il caso. Però sì, ragazze, non era un bel vedere la mia pelle stamattina. Faceva piuttosto pena, per non dire altro. Pena, diciamo pena perché era una cosa inguardabile, era veramente da lasciarci da coccolone, era la mia pelle, come si può dire? Sì, da spavento. Quindi ho detto no, curiamola, curiamola. E appena ho tempo, vi farò anche un video, vi faccio qualche maschera. Maschera quella in tessuto, sì, bravissima, perché così ne ho bisogno, che veramente la mia pelle è indecente da guardare. Non so io, ma voi la mia pelle veramente fa schifo. Sì, è così. Quando... No, vabbè, me la sto curando, però me la sto curando tantissimo. Però non lo sto facendo in realtà con voi perché non mi va di mettere troppe cose mie su YouTube. È vero, ci sono su YouTube da anni, da 2013. L'ho riaperto questo canale perché prima ne avevo un altro dove facevo video ASMR di tutto e di più. Ma volete che io ho pasticciato un po' su YouTube, ho pasticciato nel senso varie impostazioni su YouTube e l'ho cancellato, chissà per quale motivo, l'ho eliminato del tutto e adesso mi tocca rifare, adesso che ho questo, lo sto tutto rifacendo da capo, quindi tutta una... che due... avete capito? Due... due scatoline così, perché sì. Veramente, ho fatto un pasticcio che non so perché io ho eliminato il canale, forse perché volevo mettere mi piace pubblici, ma YouTube, volete o non volete, ha cambiato le regole, ma non solo, ha cambiato anche il modo di mettere mi piace, perché è vero, forse noi non possiamo vedere quando voi ci mettete mi piace o dislike, quindi alla fine... io lo metterei visibile mi piace, ma non è stato possibile perché YouTube lascia anche delle cose, ma che non ho comment, guardate,
È una cosa veramente impossibile. Tante volte YouTube fa veramente pietà, ma è osceno. È veramente molto osceno, perché se ti dico non fare stupidate YouTube, perché devi fare tutte queste stupidate? Ha cambiato, non tu, poche cose, tutto, ha cambiato tutto. Vabbè, lasciamo perdere. Adesso andiamo alla luce, perché forse qua mi vedete meglio, sì, è vero, mi vedete meglio. A parte questa striscietta qui che non so cosa c'è. Cosa ci fa questa strisciata qua? Vabbè. Sono sempre l'assurda. Cosa ho combinato io? Cosa ho combinato? Vabbè. E niente. Già. Aspettate un secondo, voglio provare a... Ops, no, così non va bene. Voglio provare a mettervi in una maniera, se mi riesce. Un attimo solo, se mi riesce, perché non è detto. Allora, no, però qua non va bene. Aspettate un attimo. Ok, ce l'ho fatta forse. Bene. Allora, mi volevo mettere una posizione. No, così non fa. Aspettate. Un attimo solo che vi sistemo meglio. Allora, nel frattempo qua, allora. Sì, lo so, sentite il rumore di una sedia perché la sto spostando per posizionarmi meglio. Non è il massimo come vi sto mettendo, però se voglio provare in qualche modo. E nulla. Sì, mi vedete un po' altalenante con questo video, ma non so come mettermi, però vabbè, niente. Ma ce la farò a mettervi in una posizione che non potete cadere? Sì, lo so, vedete il letto tutto disfatto, ma pazienza. Ups, cadete, cadete, sì, cadete. State cadendo. Oggi questo video sarà super movimentato. Portate pazienza, ma non mi sento di modificare niente. Già. Quindi, tutto sommato, alla fine sto riuscendo a fare un video come piace a me, ma anche se tanto viene sempre movimentato. E niente. Già. Poi dovrò pensare a che miniatura mettere. Tanto lo so che la miniatura verrà una cagata. Scusate la parolaccia, ma è così. Era una schifezza la miniatura, però ci voglio provare in qualche modo. Cioè, ho dovuto aprire la finestra perché raga, non si capiva niente di com'era questo video. Già. Allora, attendete un secondo che vado ad accendere la luce perché così è troppo. Sì. Così è meglio, decisamente meglio così, perché altrimenti è troppo buio il video. Vorrei aprire anche la finestra, ma se no non vedo un video veritiero, almeno credo. Però almeno ho aperto la finestra, i vetri chiusi e le persiane aperte, almeno così capite, cioè cercate di vedere meglio, vedrete meglio questo video. E niente. Cioè, oggi non mi sono truccata tanto, a parte le sopracciglia, un po' di blush, correttore zero perché andavo di frettissima alla Maddalena, all'isola di La Maddalena, e quindi ho detto no, mi trucco un po' di blush, mi uniformo le sopracciglia, le faccio un po' più decenti. E basta, e corro a Maddalena. Burro cacao ne ho messo una buona dose sufficiente per una buona quantità industriale perché avevo le labbra molto secche. Nonostante ieri mi ho fatto lo scrub zucchero e miele. Zucchero e miele? Sì, zucchero e miele. E mi è venuto molto bene lo scrub, nel senso che mi ha fatto bene le labbra, tanto perché oggi non sono più con le pellicine che fanno veramente orrore a vederle, non piacciono, fanno veramente
veramente pietà, quindi no. E quindi nulla, ragazze, alla fine sono riuscita a farmi lo scrub. Non ho fatto lo scrub ai piedi perché, raga, il tempo lo trovo ma non è sempre sufficiente, quindi lo faccio sempre a serata tardi, ma quando mia nonna va a dormire anche io per non farla preoccupare, perché voi direte preoccupare di che mia nonna vuole dormire che non ci sia chiasso e soprattutto non vuole vedere a letto perché ha paura per me, mi vuole proteggere, ma che modo lei vuole sempre proteggere? No, non pensate male, è che io anche io da notte non esco, no? Perché non voglio uscire, perché intanto cosa esco a fare? Non fanno un cavolo la notte ovviamente è fatta per dormire, vabbè, io potrei anche andare in discoteca, ma a me la discoteca indovina un po', indovinate un po', non mi piace, perciò non ci vado e sono a posto, anche perché sento troppa roba, c'è troppa gente che quando va in discoteca o si imbriaca o si imbriaca. Oppure va fuori di testa quando si imbriaca e esce dalla discoteca e lasciamo perdere quello che succede perché non va bene. Ci sono tante di quelle canzoni dove vogliono lanciare un messaggio di cordiale verso quelli che si fanno male fuori dalla discoteca. O peggio ancora, dove escono fuori di strada o un po' perché sono distratti col telefonino, o perché guardano il vuoto, o perché fa troppo buio, o per altre cose che non sto a dire qua perché non sono con loro, per mia fortuna, ma anche per mia. Non lo so come dire, non voglio lanciare un brutto messaggio, ma non voglio neanche dire che non mi sta bene che tutti. Ci sono ogni anno, quasi ogni anno, non so quanti morti sulla strada perché escono in discoteca. Ma io dico, se voi siete in discoteca, non potete almeno cercare di dormire in macchina o cercare un posto vicino alla discoteca dove vi posso alloggiare la mattina dopo ne uscite, che almeno non siete interi, integri. Capite cosa vuol dire integri? Che siete vivi, almeno non vi siete fatti male e non siete niente e non avete avuto nessun incidente. Questo voglio dire, un po' di cervello ce l'avete per capire cosa vi sto dicendo. No, non mi dite che io sono qua, sono là, insultatemi pure perché non mi interessa. Voi dovete capire quando uscite dalla discoteca, non vi fermate, non andate in macchina, se andate in macchina dormite, vi addormentate e la mattina siete oppure andate in un alloggio, dove volete voi. Ma non guidate la macchina imbriachi, per l'amor di Dio, ragazze o ragazzi, state attenti, perché la vita è la vostra, non è solo dei vostri genitori che vi hanno creato, vi hanno. Non sono piena di odio e di rancore, però non potete neanche pretendere che i genitori siano lì ad aspettarvi ore e ore e poi voi vi ritrovate, per l'amor di Dio, chissà come. Ma stiamo scherzando o cosa? Ragazze, datemi retta. Se vi imbriacate, non restate alla guida. Andate in un alloggio e vi fate alloggiare da un'amica, non so da chi, ma almeno non guidate, vi prego, non guidate perché c'è troppi morti sulla strada, ragazzi. Ma stiamo scherzando a cosa? Non va bene così. E per altre situazioni, ragazze e ragazzi, certe cose che dovete fare non le fate perché non fanno bene e sapete benissimo di cosa sto parlando. Non vi fate avvizzare, cioè abituare a certe cose strane, tipo la droga, sì, avete capito bene. Non fa bene e non è una buona cosa. Le cose sane sono l'amicizia buona, una sana vita, tipo leggere, studiare, volete voi divertirvi. Ma non, per te, non fate queste schifezze che non esistono. Sì, lo so, è libertà, è voglia di svagarsi, voglia di strapazzarvi, tutto quello che volete. Ma non prendete queste cose, queste schifezze che fanno veramente pietà. Sono oscene da prendere e poi avete il cervello che non vi funziona più. Perché la verità non vi funziona più. Quindi, che ve ne fate di usare queste robe? Non va bene, lo so, ho detto una cosa che non dovevo dire e lanciare come messaggio, però mi sono sentita di volerlo dire, quindi per favore no.
Non parlate di queste robe. Non fate queste cose. Non è una bella cosa. Io ho lasciato solo questa cosa, ho detto. Però a vostro rischio e pericolo, ma non lo fate. Per favore, non mi auguro né al mio peggior nemico di assumere questa roba che fa anche male al cervello, ma soprattutto a tutto l'intero organismo, ok? No. Voi direte, ma tu ne hai mai assunto? No, no, mai, poi mai, e mai lo farò, mai, mai. Perché non è una buona cosa, non fa bene, non è bello, non è una bella soluzione spallarsi e avere, come si può dire, la mente libera da cosa? Dal brutto pensiero, no, non è una bella cosa, quindi non lo fate, per favore. State calmi, anche se le cose a volte vanno male, ci sono alti e bassi nella vita. Ma per favore, cercate di non prendere queste cattive abitudini e di avere un bel niente, ragazzi. A cosa vi porta a prendere queste robe? A niente. Vi porta solamente a stare male, perché poi state male e fate stare male gli altri. Quindi no, non ci sta. Vi porta a sballottarvi il cervello, non fa. Non è una buona cosa. Poi cos'altro volevo dirvi? Niente, il discorso è finito qui perché non sono né un prete né nulla, però non sono né un avvocato né nessuno, però vi volevo solamente, non solo una saggezza, però scusate, stavo leggendo un messaggio, non sono una ragazza che è saggia, però le mie considerazioni sono queste, che non mi piace la gente che si sballa di cose che non sono buone. La gente che si fa del male perché va in discoteca si fa del male, no, però in un certo senso sì, perché quando si ubriaca poi lasciamo vedere come sono le cose brutte che gli accadono, quindi no comment. Però cercate di alloggiarvi e l'altra cosa che io ho detto, state attenti a non fare uso di certe robe, perché non è mai una buona soluzione, soprattutto nei momenti brutti della vostra vita, non lo fate, cercate aiuto. Quando qualcuno vi chiede qualcosa o vi dà offerte di brutte cose, no, aiuto, che ne so, chiedete informazioni di altro genere o fatevi aiutare, ma non fate queste cose, vi prego, per favore, no. Rifiutate, se proprio vi devono per forza, come dico, se proprio vi devono per forza, come si può dire, non mi rammente. Incuriosire o altre robe del genere, o anche che ne so, invogliare, voi direte: no, non mi interessa, non ne prendo. Se poi ti senti male tu, non me ne può fregare meno. O ti aiuto, faccio quello che vuoi, ma non mi coinvolgere nelle tue porcherie, ok? Niente. Perché c'è gente che insiste su queste cose, c'è gente che veramente non ce la fa proprio a rompere le scatole, a non rompere le scatole e vi vuole per forza costringere o coinvolgere in cose che non sono lecite. Quindi non lo fate, ragazze, non è una buona cosa. Poi ragazze, un'altra cosa volevo dirvi e vi lascio andare, perché tanto poi non so se vi lascio andare o meno, però nel senso della parola che dopo l'altro video, ma ti caricherò in serata tardi, sempre se non mi prendo lo spiribizzo di caricarlo uno presso l'altro, comunque vabbè. Niente ragazze e ragazzi, sì, sono contenta di avervi parlato un po' delle cose delle opinioni, di altri tipi di informazioni che ho sentito dire, che vi ho voluto portare sul mio canale YouTube, ma soprattutto spero che YouTube non mi banni il video perché non ci tengo proprio. Però almeno vi ho detto quello che mi sento di dirvi. Davvero, non sono un avvocato, né una psicologa, né niente di niente, ma vi ho voluto informare, e più che altro informare no, ma avvertire delle cose che vi possono accadere se fate cose strane o se prendete cose strane o via discorrendo. Quindi fate i bravi e comportatevi come delle brave o bravi ragazzi, che so che ce la potete fare. Perché avete energia e cose belle da dare, tanto amore da dare. Amore sì, energia e tanta salute buona. Non prendete cose e non fate i cretini, perché chi fa il cretino si trova male. E niente, ragazze, vi raccomando, buona vita a tutte e a tutti. E
Oggi qua a Palau è una bella giornata e che dire, vi saluto, vi abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao ragazzi, a presto. Zombie apocalypse.